Siamo in compagnia di Riccardo Barone del Circolo PD di Chiaia. Vogliamo fargli una domanda relativamente appunto all'ultima in qualche modo iniziativa di raccolta firme per il referendum che i radicali hanno proposto. Ecco, e lui è stato coinvolto perché anche lui ha dato una mano in questa raccolta firme. Ecco, volevo chiedergli come questa struttura del PD si era adoperata, se e quanto, come. Sì, allora noi abbiamo deciso autonomamente come Circolo di Giovani Democratici di Chiaia di aderire a questa iniziativa. Quando abbiamo fatto la nostra raccolta firma a settembre non c'era ancora un presidio territoriale del partito, c'era solo la giovanile a Chiaia e abbiamo deciso di intervenire perché ci sono sembrati temi di sinistra, perché pensiamo che vada rinnovata la sinistra italiana e che era assurdo sottrarci a questa battaglia. Ci siamo trovati fronte a un partito che, a parte qualche esponente come Sandro Gozzi, è stato molto silenzioso, il che può essere giustificato se quei temi fossero stati proposti nel dibattito parlamentare, nel quale comunque siamo più che presenti con oltre 400 parlamentari tra Camera e Senato. E di fronte invece al silenzio noi abbiamo pensato che era necessario tornare a dare la possibilità ai cittadini di affiancare, venire al tavolino e decidere poi cosa firmare e cosa non firmare. In quella giornata di raccolta abbiamo avuto dei segnali, abbiamo avuto molti che non hanno voluto firmare il referendum sull'abolizione dell'ergastolo, però allo stesso tempo ci siamo accorti che c'è tanta gente che vuole partecipare, che si è indignata di fronte al silenzio del nostro partito. E noi riteniamo che quelle battaglie erano battaglie giuste, si parlava dell'immigrazione, invece quel referendum sarebbe stato anche politicamente opportuno, considerando che la maggioranza con cui siamo costretti a governare non può fare quelle decisioni, non può prendere quelle decisioni perché dobbiamo convivere con il ministro degli interni, quindi noi pensiamo che quel referendum potesse anche aiutare in qualche modo l'azione del nostro partito. Inoltre io credo che i referendum dei radicali siano stati una bella iniziativa per l'approccio che loro hanno dato. Loro sono riusciti a dare anche un approccio economico, dice, tutte quelle battaglie erano battaglie che avrebbero aiutato lo Stato, non l'avrebbero messo in difficoltà. E in questo momento pensiamo che riuscire a conciliare l'economia con delle battaglie di civiltà sia l'azione politica migliore che il nostro partito possa fare. Riccardo, come ti sembra l'atmosfera, diciamo, del congresso e della militanza di questa associazione per la Grande Napoli? Hai trovato, diciamo, delle comunanze, di vedute e anche magari qualche ipotesi di progetto di azione in simbiosi? Fare cose insieme è in parte difficile perché comunque i radicali ormai si sono allontanati nettamente dal Partito Democratico e quindi noi non abbiamo la forza per poter invertire la rotta e questo è già un mio rammarico. Di contro però credo che alcune singole battaglie siano battaglie su quali sono il loro lavoro è straordinario e la nostra assenza è drammatica. Stamattina la giornata è cominciata con la madre di un ragazzo che è morto in carcere e è stato un momento commovente per tutte le persone che hanno un minimo di cuore, a prescindere da quelle che sono le idee politiche. Di fronte a questo non possiamo, come iscritto, come militante del PD, non posso essere grato ai radicali e all'Associazione per la Grande Napoli, quindi mi auguro che sia sempre più facile venirsi incontro. Grazie a Riccardo Barone.